Le chi? multinazionali le multinazionali. Cioè uh, cioè, il, i gota, il, poteri gota, il gota della finanza, quelli che chiamiamo i poteri sovranazionali, la massoneria, l'elite sì, no, però che elenchiamoli, hanno un nome ecco, e un cognome, elenchiamoli. Allora, multinazionali, gota della finanza, massoneria, case regnanti e chiesa post-conciliare. Non ci facciamo mancare niente, ecco, hanno stretto un'alleanza di ferro. Uh -huh per acquisire sempre più potere, a danno dei popoli. Contro i pericoli insiti nel mondialismo, eh, ci aveva già messo in guardia Ida Magli, grande, la grande antropologa, la grande Ida eh, con un saggio illuminante che era stato pubblicato dalla Burr nel 2010, intitolato La Dittatura Europea. Certamente. Fra i grandi burattinai che muovono i fili delle sorti umane eh, figurano i soliti noti Atali, Bezos, Khan, Gates, Musk, Sassoon, Schwab, Soros, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Zuckerberg. Costoro posseggono immensi capitali con i quali si sono assicurati il controllo dei mezzi di informazione, eh, le agenzie pubblicitarie, il cinema, così da eh, manipolare l'opinione pubblica, orientare il dissenso e manovrare elezioni, di modo da costruire dei governi fantoccio. Uh, deputati. Eh beh, avuto prova negli Stati Uniti. Ecco, incaricati di uh, esaudire i loro desiderata, sostanzialmente. Certo. Uh, e benché agiscano da furfanti, um, questi signori della guerra, del, del petrolio, della farmaceutica e delle banche amano autodefinirsi uh, filantropi. Filantropi, <ride> filantropi. meravigliosi. Sì. Nelle editoriali sono stato educato, ho detto speculatori travestiti da, da filantropi, ma nelle piazze dico tutt'altro. Tiranni del pensiero unico si fingono paladini della democrazia. In realtà se ne servono come di una sorta di cavallo di Troia per eh, esercitare um, un liberismo sfrenato e per a crescere il loro potere che comporta anche quello di sorvegliare sempre di più la popolazione mondiale. Eh, questi filibustieri, filantropi hai detto. Questi filibustieri eh, cosmopoliti e pedosatanisti Pure. si appoggiano a una rete di organismi al loro servizio che sono chiamati a procedere nel pieno rispetto dell'esecuzione dell'agenda mondialista. Ne citerei alcuni: Bilderberg, Trilateral, Aspen Institute, Banca Centrale, Fondo Monetario Internazionale, Federal Reserve, ONU, NATO, OMS, Commissione Europea, Gruppo dei 30, Club di Roma, Corte Internazionale dell'AIA e. Dulcis in fundo, World Economic Forum. Ci puoi aggiungere anche per citarne solo. Sì, anche, anche quello. Con il ricorso a conflitti scellerati, attentati terroristici, privatizzazioni selvagge, embarghi arbitrari, minacce e rappresaglie, leggi inique, norme assurde creazione di trust in paradisi fiscali, false emergenze sanitarie fondate su dati fasulli, paura gonfiata d'arte, protocolli criminali e corruzione mirata, rapinano le ricchezze dei singoli Stati e stabiliscono equilibri geopolitici a loro convenienti.